Perché è importante la personalizzazione della terapia nell'emofilia e come si fa a personalizzare il trattamento? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Rocino in occasione di un incontro che si è svolto qui a Padova, dove si sono riuniti i massimi esperti italiani di questa malattia per discutere di come gestire al meglio questi pazienti al fine di migliorarne la qualità di vita. Allora, dottoressa, quali sono innanzitutto le strategie oggi disponibili per la cura dell'emofilia? Beh, la terapia dell'emofilia in Italia è oggi molto avanzata. L'Italia, diciamo che è uno dei paesi più all'avanguardia nella pratica dell'emofilia, perché può contare su un gruppo di medici esperti che lavorano da molto tempo in questo campo e si basa essenzialmente sulla terapia di profilassi. La profilassi viene attuata in tutti i bambini emofilici gravi e anche in una buona quota, molto vicina all'80-90% degli adolescenti. Questo perché è ormai ben dimostrato che la profilassi è l'unica modalità terapeutica in grado di prevenire le disabilità da artropatia cronica che derivano dal succedersi degli episodi emorragici, soprattutto interarticolari, che sono la caratteristica dell'emofilia grave. Nel paziente adulto invece a volte si preferisce il trattamento a domanda, soprattutto quando i pazienti sono restii ad utilizzare la profilassi a causa del numeroso numero di infusioni che questo comporta. Però dalla letteratura internazionale, dalla pratica clinica, ci sono anche molte evidenze che si vanno accumulando sempre più nel tempo e nella, come numerosità, che dimostrano come anche se attuata nel paziente adulto, la profilassi, se non previene l'artropatia cronica, ne riduce però la progressione, ne rallenta la progressione e consente ai pazienti una maggiore partecipazione sociale, minori difficoltà nella vita quotidiana, e quindi è sempre maggiore il numero di pazienti che acconsentono a sottoporsi a questo sforzo terapeutico delle infusioni, che purtroppo sono ancora oggi 3 volte alla settimana. Quindi la profilassi viene sempre più attuata anche nel paziente emofilico adulto. Dottoressa, perché è importante la personalizzazione nella profilassi? Per ottenere una maggiore aderenza del paziente al trattamento. L'aderenza deve pensare che è massima nei primi anni di vita, quando il bambino viene gestito dai genitori, diventa un po' più difficile ottenerla nell'adolescente per quella sorta di rifiuto verso tutto ciò che è un'imposizione tipica del ragazzo nell'età adolescenziale, e poi per poterne anche migliorare la appropriatezza terapeutica adattandola a quelle che sono le esigenze di stile di vita del paziente. Ma come si fa a personalizzare la terapia? Quali parametri devono essere tenuti in considerazione? Per quello che riguarda la frequenza delle infusioni, diciamo che il parametro maggiore è la frequenza dei sanguinamenti, cioè la profilassi previene sì i sanguinamenti, ma non riesce a prevenirli tutti, perciò è importante che venga modulata sulla base della frequenza residua degli episodi emorragici, se questi ci sono. Possono essere di aiuto i parametri di farmacocinetica, ma sicuramente devi anche tener conto delle esigenze di vita, di adattamento a quelle che sono le difficoltà della vita quotidiana, che possono essere diverse da paziente a paziente. Dottoressa, oggi a che punto siamo con la personalizzazione della terapia e quali prospettive si aprono per il futuro? È opinione ormai condivisa tra i clinici
che tutte le scelte terapeutiche devono derivare da un diretto confronto con il paziente deve condividere con il medico le scelte terapeutiche perché così si ottiene la massima aderenza al trattamento. Questo è un parametro importante, però il grosso limite è ancora quello della frequenza delle infusioni che con l'emivita degli attuali concentrati disponibili sul mercato è ancora piuttosto breve, tanto che le infusioni devono essere effettuate 3 volte alla settimana. Quindi le più grandi speranze si pongono nella disponibilità di prodotti a più lunga emivita che stanno per arrivare anche sul nostro mercato. Alcuni sono già disponibili in commercio, per esempio negli Stati Uniti, e lì c'è grande speranza nel poter riuscire a ridurre la frequenza delle infusioni almeno 2 volte alla settimana, se non a una sola volta alla settimana.